dato che parla anche abbastanza bene, volevo dire che a Tullio che fa il suo come è bravo. No, no, sei in diretta, non taglio niente. Riesce effettivamente a produrre. Non, le mostre purtroppo non riesci a dare, per quanto le sia meravigliose, i costumi esposti e pezzi dei carri esposti, no? Non solo a Magliari, eccetera, di eccezionale qualità, non riesci a dare comunque contezza di quel che è veramente il lavoro che le compagnie del carnevale fa. Sia a casa, prima di tutto, nel confezionare queste meraviglie, che in Capannone, dove si svolge veramente una vita la vita del carnevale, ecco, effettivamente. Peraltro devo sottolineare, come lo faccio ogni anno, che i costumi che si mostra sono costumi che non sono semplicemente opere di sartoria. Se veramente opere di ingegno, perché cose tipo questo, no? Opera del riciclo, no? Sul quale si è veramente sviluppata la fantasia totale di questa compagnia, se sono un esempio di quelle che le compagnie riescono. Siamo andati a Mario con quello. Sì. Esatto. Mario, e come ti dici? Chissà quanti soldi ti tira fuori. Per cui davvero complimenti ai Mandrioli per quel che ha fatto in questi anni, in questi tantissimi anni ormai tantissimi anni, superati ampiamente i 40, superati 40, assolutamente, compagnia che, come che ho detto prima nella conferenza stampa del carnevale in generale, compagnia con la quale generalmente si diverti tantissimo, perché il sa divertirsi e il fa divertire. No, il sa divertirsi in generale, non solo Magnano, il sa divertirsi e il fa divertire. Quindi grazie ai Mandrioli, complimenti, grazie a voi tutti di essere qua, e parola al presidente dei Mandrioli, che ha... Al primo presidente dei Mandrioli. Al primo presidente dei Mandrioli. Che tanto da terra mi ne pare non può essere presidente. Lui è il primo presidente di Mandrioli. Dunque, niente, come componente della compagnia Mandrioli, siccome è 42 anni... No, è 45. 45 anni, sì, non penso conto. 46? Mi auguro altri 45 anni. 82? 5. Ah, sì, vivo. Mi è Mario rivenuto. Esatto. Come abbiamo passato fino adesso, compagnia, con qualche piccolo screccio ogni tanto, ma che succede? Che succede tra Maria e moglie? Succede tra Maria e moglie. Non voglio dire niente altro che tanti auguri a tutti quanti, a tutti noi, e io mi accanderò di voi. Bravo, bravo. Mi sono precedente adesso tanti anni, a vedere adesso tutta questa roba, cioè, meno me la ricordavo,
sono stato sbalordito da, anche da, dal sviluppo che hanno fatto, dai primi cari arrivare adesso, abbiamo avuto uno sviluppo enorme. Veramente sono stato sbalordito, mica sono dentro nel carnevale, veramente un bel bel. Perché ti ha perso la memoria? No, no, un po' l'Alzheimer, una cosa, ma quello normale, perché va. Adesso. Comunque è bello, veramente bello. Ringraziamo qua, ringraziamo tutti gli invitati, esatto. Ringraziamo tutti gli amici che vengono a trovarne. Grazie a tutti e buona fortuna. E buon carnevale a tutti. No, buon carnevale a tutti. Se posso aggiungere una piccola cosa, mi volevo ringraziare una persona che è stata in qualche maniera il Deus ex machina, cioè quella che ha in qualche maniera pensato, ideato le mostre dedicate al carnevale, che è Barbara. Brava! Stiamo pensando che se dovrei trovare diremo una mostra quasi permanente, ma di tutte le compagnie, perché se no questa roba se va nelle cantine, se va nelle soffitte, ma una roba di tutte le compagnie, un museo, delle prese è una roba eccezionale, certo. Perché abbiamo tanto di quelle robe che buttiamo via, che dopo non abbiamo posto dove metterle, veramente sarebbe... Zè, il pensiero che stiamo facendo da tanti anni. Adesso forse qualche dunque, forse non forse che troverà. È nato presidente. No, presidente. Quel però no del vostro, è il nuovo delle compagnie. Sì. Assessore. No, e devo fare un presidente e cominciamo la festa. Dimmi. Mi sei dimenticato di dire che era qua ogni sera. Ah sì, buon amico, il mio staff del signore che veramente le si è fatto. Il punto clou del problema veramente le c'è capace veramente un massimo veramente le brave bravo Diana e tutto il bravo bravo perché ma, mi dimenticavo anche me mi sono dimenticato ognuno ha all'interno delle sfilate che ha visto alcuni momenti particolari. E ne ho alcuni, però questa sera mi piace ricordare uno in particolare, che era quando avevo fatto il settimo non rubare, così per forse era, che era vestito di donne che andava a rubare i fiori in cimitero. E era l'unica fotografia per volte era sindaco di piazza, era quella fotografia che andava in giro e diceva così il merideva ieri sera. Ecco, questa base dello spirito con cui loro ogni anno. E comunque no, non faccio gesti brutti, ma c'è una fotografia che di piazza sulle transene che vengono che si vede una fotografia di loro. Perciò ricordo le cose che vuol dire carnevale, e cose proprio quella, cioè proprio mettere in strada e ciò in giro tutti e delle sfiate se non bisogna mai avere limite a quel che è il sano divertimento, la sana ironia e il sano ciò in giro. Perciò dunque complimenti perché voglio. Io non mi servo se che ti tocca a te storia. Oh, viene a toccare. Comunque, grazie Giovanni, grazie Tullio, grazie a tutti, tutti i mandrioi. Adesso andiamo a perché sono in tacca con quella di un nostro amico che aveva un maggiolino, allora. Allora grazie ai mandrioi, grazie. Va bene, che Andreotti era come i vostri cavalli, no? Sì.